Ed è arrivato il momento, credo, di andare a trovare un'altra volta il signor Altair. Noi interagiamo, poi vediamo cosa succede. Nel nostro grande covo degli assassini, molto più rurale di quello di Roma. Ed eccoci qui. E veniamo proiettati nel passato remoto, meno 300 anni prima. Avevate il fuoco in pugno, vecchio. Dovevate distruggerlo. Distruggere l'unica cosa in grado di fermare le crociate e portare la vera pace? Giammai. Perdonatemi per questo, mentore, ma la mela vi ha corrotto. E attraverso voi avrebbe corrotto. Dovevate morire perché potessimo vivere. Ah, parla con Al-Mualim già morto. Comunque, 1191, Altair ha 26 anni. La veglia del mentore. Quindi è dopo la morte di Al-Mualim. Solo un uomo capace di comandare le illusioni. Hai preparato la pira? Certo. Altair. Quindi qua la storia è già finita. Me ne occupo io. La veglia del mentore, non perdere più di 3 punti di sincronizzazione. Che vuol dire? Riesci a viaggiare? Ce la faccio. Sì. Ho chiesto a Malik di portare a Gerusalemme la notizia della morte di Al-Mualim. Tu vuoi recarti ad Acre e fare lo stesso? Ma certo. Ma che succede? Ah. Io non sto capendo cosa voglia dire, scusate. Come siamo giunti a tanto? La mia mente era lucida, ma il mio corpo non si muoveva. Era il nostro... Probabilmente la fallirò perché... Io non so cosa significhi. Cosa è accaduto qui? Il mentore ci ha ingannati. Era corrotto dai Templari. Quali prove hai di ciò? Tutte. Accompagnami, Abbas, e ti spiegherò. E se troverò le tue risposte inadeguate? Parlerò finché non ti avrò persuaso. Ricordi il manufatto che strappammo a Roberto di Sable sotto il Tempio di Salomone? Quello che tu dovevi recuperare, ma che altri consegnarono? Sì. È uno strumento dei Templari, il frutto dell'Eden. Evoca illusioni e controlla la mente degli uomini. Un'arma micidiale. Qua sopra forse no. Fosse stregato. Sì. Oggi ha usato la mela per assoggettare Masyaf. L'hai visto con i tuoi occhi? Non lo so che cosa ho visto. Ascolta, la mela è al sicuro nello studio di Al-Mualim. Quando avrò finito qui, ti mostrerò tutto quello che so. Quindi tutti gli avvicendamenti che vedremo di Altair sono dopo la morte di Al-Mualim. Sto ancora cercando di realizzare questa cosa. Quindi praticamente la storia di Altair è finita quando aveva 26 anni. Eh sì. La storia di Altair nel senso Assassin's Creed 1. No! Devo assicurarmi che non possa tornare. Ma è contro i nostri... Bruciare il corpo di un uomo è proibito. Sacrilegio! Ascoltate! Parla al popolo. Questo corpo potrebbe essere un altro dei fantasmi di Al-Mualim. Devo esserne certo. Menzogne!
Per tutta la vita ti sei fatto beffe del nostro credo. Tu pieghi le regole ai tuoi capricci, sminuendo e umiliando coloro che ti circondano. Prendetelo! Non l'hai sentito? Al-Mualim è stregato! Ah! Brutto bastardo, Abbas. Attenzione, rimani in zona. Non puoi fare tutto ciò che ti pare, idiota! Ok. Ho paura di te. Farò tutto male, ma lasciatemi andare. Sono disarmati tutti. State lontano da me. Volevi combattere, ti accontenti. Ho di andare. Non è necessario uccidermi. Potremmo diventare amici. Voi potreste. Ok. Lasciatemi andare. Attenzione, Giorzello. Non passerai. 7 su 7, ok. Che cosa ti avevo detto, Altair? Abbas, fermo! Cosa credevi sarebbe successo quando hai ucciso il nostro amato mentore? Amatissimo. Al-Mualim meno di chiunque. Lo incolpavi di tutte le tue sventure, persino del suicidio di tuo padre. Mio padre era un eroe! Non è il momento di discutere del passato. Dobbiamo decidere che cosa fare di quell'arma. Di qualunque cosa sia capace. Non sei degno di avere questo manufatto. Nessuno lo è. È davvero splendida, non è vero? Stai per fare dei danni. Però Altair è immune. Non si può arrampicare. Merda. Buono. Fanno un altro. Ok, via. No. Ok, ce l'hai. Che cosa è stato? Sono morti. No, non sono morti. Perdonami. Io non sapevo. E sei un coglione. Hai qualcosa da insegnarci? O ci condurrai tutti alla rovina? Che vuol dire? Ho fatto 100%, benissimo, non... Va bene, va bene. Spiegato a merda, ma ha funzionato. Altair, appena 26enne, è già diventato mentore a capo di un ordine scisso. Come si fa a convivere con una tale responsabilità e con tale potere? Ed eccoci, tornati alla vita normale.